Buonasera e benvenuti in questo nuovo video qui su Pokémon FireRush. Stiamo facendo la parte ad Alola, che è attualmente l'ultima regione disponibile in questo Pokémon Fan Game che ripercorre le avventure di Ash del cartone animato dall'inizio di Kanto fino alla fine di Alola. Siamo ormai addirittura d'arrivo perché siamo ad Alola, appunto, ma l'abbiamo appena cominciata. La nostra squadra è composta attualmente solamente da Rowlet e Pikachu. Questi sono Pokémon che abbiamo catturato per il nostro Livindex e che dobbiamo al più presto lasciare nei box. Questo è il terzo giorno, perché nello scorso episodio abbiamo affrontato il secondo giorno in cui siamo andati con Suiren a caccia di Pokémon acquatici, a caccia di Pokémon di tipo acqua. Se ve lo siete persi, andatevelo pure a vedere. E iniziamo quindi questo video, ricordandovi, come al solito, di lasciare un bel mi piace al video, di commentare e di iscrivervi al canale per non perdervi i prossimi caricamenti. La missione di oggi è andare a trovare Sofocle, ovvero, anzi, Sophocles in inglese, ovvero Chris in italiano, che il professor Kukui ci ha detto essere nel Pokémon Market, che adesso quindi sarà aperto. Prima era impossibile entrarci. Ed entriamo nel centro commerciale, ora è aperto. E guardate che c'è dentro il Team Rocket. Qualcuno ha chiesto qualcosa? Siamo qui per cercarlo. Noble answers are what we're all about. Questo è il nuovo motto del Team Rocket. Dovete scrivermelo voi in italiano nei commenti, perché io non l'ho mai sentito quello che fanno ad Alola. Quindi semplicemente lo lascerò andare. Jesse e James. E questo è Meo. Ecco qua. Team Rocket, let's fight. That's right. Ok. Ditemi in italiano come l'hanno adattato. Sono curioso di leggerlo nei commenti. Ma non avendolo mai sentito in italiano, è inutile che provi a tradurlo io. Non avrebbe senso. Allora, andiamo di Shadow Sneak su Mimikyu. E togliamogli il Fantasmanto. Perfetto. Shadow Claw ci ha tirato alla faccia, ci ha fatto pure brutto colpo. Conviene forse andare di beccata? Cavolo, questo Mimikyu è fortissimo. Cambiamo Pokémon e mandiamo Pikachu. Tocca mandare il nostro asso nella manica. Mimikyu è tecnicamente uno stadio unico, quindi è normale che sia più forte di Rowlet. Allora, Thunder Punch su Mimikyu. Ecco fatto. Rowlet sale a livello 15. E poi manda in campo Wobbuffet, il Team Rocket. Per questo vi consiglio sempre di tenervi Pikachu o comunque un Pokémon di livello alto quando iniziate una nuova regione, perché il Team Rocket si terrà dei Pokémon di livelli alti, in particolare Wobbuffet. Quindi insomma, se ci andate poi con Rowlet a livello 12 e magari un Pikachu che avete fatto schiudere da un uovo a livello 1, non è che riuscite a fare molto. Anzi, perderete sicuramente. Ok, abbiamo quindi sconfitto il Team Rocket. Andiamo a curarci un attimo i Pokémon prima di proseguire, dato che il nostro Rowlet è messo malissimo. Ecco qua. Curiamoci. Qui ad Alola hanno dei Blissey, le infermiere Joy. Sì, dei Blissey, perfetto. Già che ci siamo, depositiamo i Pokémon che abbiamo catturato nella scorsa parte, quindi Charjabug. Esattamente dopo Grabbin e Salandit, numero 757, perfetto, quindi sarai qui insieme all'altro Salandit che ho catturato, che è femmina, per poterlo eventualmente far evolvere in Salazzol. Ed infine Popplio, che se ne andrà qui da qualche parte, immagino, no? Summary 728, quindi qui. Ok. Perfetto. Proseguiamo. Ah, guarda dove si è messo Litten. Si è messo qui. Litten ti ha ignorato. Niente, è incazzatissimo Litten. Prima blocca la porta, poi ci ignora. Salve. A Wally Department Store. Ok, vediamo un po' cosa vendono loro. Ho paura di cliccare su questi qui perché sicuramente uno sarà buggato. Allora, Hyper Potion, Max Potion, ok. Quindi fatemi salvare un attimo il gioco qui, almeno eventualmente non devo rifare tutta la parte se mi becco un bug. Vediamo, eh. Qui abbiamo delle Pokéball. Qui invece le pietre evolutive, ma nemmeno tutte. Poi le vitamine qui, ok. E roba inutile qui. Ok, niente di particolarmente interessante. Proseguiamo, ed ecco qui Chris. Parliamoci.
Finalmente ti sei fatto vedere. I'm giving you the honor of going into my secret space. Attenzione, ci sta dando l'onore di andare con lui nel suo posto segreto. Solo quelli che sono riusciti ad hackerare la porta sono ammessi. Comunque, mi sento generoso e ho trovato un modo di mostrartelo. Sei pronto per entrare? Assolutamente sì. Eccoci qui. Questo è il suo posto segreto, il suo tunnel. E immagino che dovremo affrontare tutti questi allenatori. Ecco, il duo for a practice dummy, ok? Sfidiamo Super Nerd Gerald, che va nel campo Morelul. Dovrebbe essere tipo erba o folletto, vediamo. Folletto probabilmente, no, erba anche, sì. Si è preso super efficace da volante, quindi dubito che sia di tipo lotta. Livello 16 per Rowlet. Ed ora dovremmo iniziare ad evitare che si evolva. Let me see what you have. Vai, sfidiamo anche questo allenatore. Donald, che va nel campo Brion. Ah, l'evoluzione di Rowlet. Allora, di Poplio. Posso dire la mia opinione brevissima su Poplio e sulla sua linea evolutiva, ora che abbiamo visto anche quel Brian, come si chiamasse. È un po' una merda. Cioè, Poplio è bello, poi l'evoluzione diventa davvero brutta. Eccoci qui, tiriamo giù. Fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate voi della linea evolutiva di Poplio. Perché per me lo stadio base, ovvero Poplio, è molto carino, ci sta. Ma poi come hanno scelto di portarlo avanti per l'evoluzione è davvero pessimo. Ovviamente non facciamo evolvere Rowlet e continuiamo. Questo posto è sacro. Ok. Isaac, che manda in campo Riolu. Tipo lotta, quindi si beccherà una bella beccata in faccia. Purtroppo finché non abbiamo un altro Pokémon di Alola, dovremo continuare a usare Rowlet, per quanto monotono e noioso che sia. Revive. Ecco fatto. Poi qui, se non sbaglio, c'è un revive invisibile, quindi prendetelo se vi va. Altro allenatore. Henry, chiamato in campo Grabin. Ok. Quindi noi andiamo di Peck, beccata. Vedete comunque la difesa di Grabin è molto alta. E riusciamo però a tirarlo giù. Poi Trambic, sì, contro Trambic cambia un Pokémon. E mandiamo invece Pikachu. Andiamo di Thunder Punch. Pikachu che ormai è livello 73. Niente male. Ed ora tocca sfidare Sofocle, o meglio Chris. Allora, diamo una curatina al nostro Rowlet. Ecco fatto. E andiamo a sfidarlo. Quindi cosa ne pensi? È un posto carino, non è vero? Sono impressionato dal fatto che tu sia riuscito ad arrivare fin qui. Penso che allora possiamo combattere. I hear you're into that kind of thing. Ho sentito che ti piacciono quelle cose, insomma. Prima però guarirò il tuo team. Ecco, ho sprecato due pozioni. O una pozione. Vabbè, si parte con la battaglia e di nuovo la musica viene tagliata. Peccato. Lui manda in campo Togedemaru. Questa sorta di Pikachu alternativo. Posso dirlo? Bruttino. Preferisco mille volte i Pikachu alternativi come Emolga o Deden. Questo è davvero bruttino. Andiamo di Foglialama. Zing Zap. Ah, iaiai, è poco efficace. Andiamo di Shadow Sneak. Ok, va meglio. Però mi sa che Rowlet non riuscirà a battere Togedemaru, eh. No, conviene mettere Pikachu. Rowlet, proprio per una questione di svantaggio dei tipi, non ce la farà mai a battere Togedemaru. Andiamo quindi, a meno che ci mettiamo a spammare strumenti, ma non mi sembra il caso. Ah! Lightning Rod pure, eh? Parafulmine ha come abilità. Non mi sa che è un'altra cosa Lightning Rod. Può darsi che sia parafulmine in realtà, come abilità. Sintesi vorrei imparare Rowlet, no grazie. E abbiamo sconfitto Chris. Come è potuto succedere? È successo. Quindi, per fortuna la musica è tornata.
Penso che tu abbia avuto un po' di fortuna. Sei pronto a tornare indietro? Se fate sì, sappiate che non potrete mai più tornare in questo posto, quindi prendete quei due revitalizzanti, che sono le uniche cose che potete prendere qui, e poi andatevene. Rotomdex, che ci parla, dice: è stato divertente. Forse ora dovremmo tornare a scuola. Ok. Torniamo a scuola. Andiamo quindi verso la scuola degli allenatori. Eccoci qui. Pokémon School. Vai, mettiamoci qui. Ora che Glaceon è qui, possiamo iniziare. Abbiamo due uova di fronte a noi. Chi vuole prendersi cura di uno? Io voglio. Ecco che Lilia prende l'uovo. Vorrei superare la mia paura dei Pokémon e forse iniziare con qualcosa di piccolo potrebbe funzionare. Beh, se non ci sono obiezioni, ecco, l'uovo è tuo. Prenderò l'altro per me. Sono davvero curioso di vedere cosa c'è dentro. Bene, sono contento che abbiamo risolto la faccenda, dice Kukui. Vorrei anche spiegare molto velocemente a Glacial che cosa sono le forme Alola. Beh, ovviamente non lo sappiamo, però lasciamo che Kukui ce lo spieghi. In Alola, appunto, alcuni Pokémon sembrano e si comportano in maniera diversa rispetto a quello che fanno nel resto del mondo. Forse ne avrei già visti alcuni, ora. Infatti, anche Pikachu si evolve in una forma differente. Un Pokémon di tipo elettro e psico, appunto Raichu, forma Alola. Non è fantastico? Beh, questo è tutto per adesso. Glacial, perché non vieni un attimo a casa di Lilia e ti assicuri che l'uovo sia al sicuro? Ma no, perché cosa può fare Lilia, scusami? Cioè, assicurati che Lilia tratti bene l'uovo, cos'è, lo spacca, non ho capito, ci fa una frittata. Vabbè, abbiamo i Pokémon curati oppure no, dobbiamo curarceli, ok? Tiriamoci una curata a Rowlet allora, prima di andare là, perché magari dovremmo affrontare altri allenatori. Quindi andiamoci qui a curare i Pokémon. Ecco fatto, vai, curameli. Tanto fortunatamente l'animazione, tutta la trafila della cura in questo gioco è molto veloce. Ed ora possiamo entrare a casa di Lilia. Quindi entriamo. Salve. Quindi vorresti combattere me al posto di Miss Lilia? Molto bene. Ok, combattiamo contro di lui per non si sa bene quale ragione. Combattiamo contro il signor Hobbs. Che mai nel campo Oricorio. Tipo erba, se non sbaglio. Folletto forse. Titar Dance, ecco, ci ha confusi. Grazie, Oricorio. Sempre nei nostri cuori, mi raccomando. Vediamo se riusciamo ad attaccare. No, Rowlet è talmente confuso da colpirsi da solo. Grazie per i 5 colpi di Double Slap. E finalmente Oricorio attacca. Tra l'altro, cioè, Rowlet attacca. Tra l'altro, sì, non è di tipo erba perché non si è preso la super efficacia. Però fa comunque poco. Allora è di tipo volante, ok. A questo punto, ragazzi, si cambia Pokémon e si manda il Pikachu contro Oricorio. Ecco qua che ci double slappa anche Pikachu. Pure con un colpo critico nel mezzo. E si gode che è stato paralizzato. Così impara. Thunder Punch. Super efficace. E addio Oricorio. Ecco qua. E abbiamo sconfitto Hobbs. Molto bene. Sembra abbastanza per oggi. Torniamo a casa, ci dice il Rotomdex. Parliamo un attimo con Lilia. È stata una grande battaglia. Beh, grazie. Possiamo fottere l'uovo? No. Quello è l'uovo da cui nascerà Cosmog. Nebulino? Beh, può darsi. Allora, abbiamo già depositato tutti i Pokémon, sì. A questo punto, non capisco perché continui a scendere nella spiaggia, non mi ricordo mai che devo andare un po' più avanti prima di scendere. Comunque, ritorniamo sul percorso 1. Abbiamo concluso anche il percorso, il giorno 3. Quindi il terzo giorno di missione è stato concluso. Andiamo quindi a riposarci. Ci dice proprio di dormire il professor Kukui. Senza girarci troppo attorno. Buone notizie, Glacial. Finalmente abbiamo
riparato il ponte vicino alla scuola. Questo vuol dire che puoi sfidare appunto le isole, la sfida delle isole su quest'isola. They are kind of similar to gym battles, but distinct. Sono simili alle sfide in palestra, ma diverse. Parla ad Ala, vicino alla torre, Pokémon Town Over. The next town over. Ok, speak to Ala in the next town over. Parla ad Ala, non alla torre, ho sbagliato a leggere io, ma alla prossima città. Sicuramente ti darà tutti i dettagli. Ok. Quindi nel prossimo episodio andremo a parlare ad Ala e affronteremo quindi il quarto giorno qui ad Alola, dove probabilmente andremo a fare la prima prova delle isole. Io vi ringrazio per aver seguito questo video fino alla fine, vi ricordo di mettere un bel mi piace se il video vi è piaciuto, di commentare e di iscrivervi al canale per non perdervi i prossimi caricamenti. Da Glacial Sphere è tutto, al prossimo video!